Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate cosa sono queste? Aspetta che le metto vicino alla fotocamera, che magari se riesce a metterle a fuoco, sono 200 lire. Per un ragazzo al giorno d'oggi magari non sa neanche cosa sono, ma per chi era un ragazzo negli anni 80, queste 200 lire volevano dire una partita a un videogame in un bar. Quindi ragazzi, l'argomento di cui parleremo oggi sono proprio i videogame degli anni 80 e 90. È vero che adesso tutte le case costruttrici di console hanno fatto un remake delle loro console di quegli anni, però è anche vero che tanti giochi ovviamente non ci sono o c'è la difficoltà di poterli caricare, nel senso che tipo per Commodore 64 Mini ha all'interno 64 giochi e c'è la possibilità di caricarne altri. Stessa cosa per Sony, anche se questa comunque è una console più moderna, tipo per Sony che ci sono all'interno 20 giochi, c'è la possibilità anche lì di caricarne altri, o invece tipo con Nintendo che c'ha sempre all'interno 20 giochi ma un po' più difficoltoso caricarli, e così via. C'è stato anche un remake del Sega Mega Drive e via dicendo, comunque questi remake di queste console, però bisogna trovare i giochi, caricarli. Stessa cosa per PC, si può caricare tutti i giochi che si vuole, però non si rivive appieno secondo me quello che dava il bar o la sala giochi di quegli anni. Oggi invece parliamo di cosa con queste 200 lire dava un gioco in un bar o in una sala giochi. Quello di cui voglio parlarvi è questo. Sì, perché questa praticamente è una console, però una console che riproduce le console dei giochi da bar o delle sale giochi, e all'interno di questa console, che pesa pure tantissimo, ci sono 2020 giochi. Quindi ragazzi, adesso facciamo l'unboxing, non l'ho ancora aperta, quindi la apriamo adesso insieme, facciamo un unboxing veloce e poi insieme andiamo a collegarla alla TV e vediamo com'è rivivere questi giochi degli anni 80-90, ma con un controller simile a quello che si aveva nel bar o nella sala giochi. Quindi adesso unboxing veloce. Andiamo a mettere subito qua la scatola, ok, e adesso aspettate che mi sia impigliato il microfono, ok, taglierino, e andiamo a tagliare il sigillo. Andiamo a sfilare le linguette, ok, ok, andiamo a aprire la scatola. Wow ragazzi, allora abbiamo un cavo USB, lo mettiamo da parte, poi abbiamo un cavo HDMI che dovrebbe essere anche bello lungo, tipo circa un 3 metri se non sbaglio, poi abbiamo un cavo VGA, quindi la possibilità di attaccarlo anche a un monitor o a una TV attraverso il cavo VGA. Poi abbiamo un libretto di istruzioni, vedete 2020 giochi. Quindi abbiamo anche un libretto di istruzioni che ci spiega comunque quel poco che c'è da sapere, che comunque non è una cosa complicata, però diciamo, vedete che c'è comunque qualcosa da vedere e da capire prima di utilizzarla. Poi la mettiamo da parte, poi abbiamo due pulsanti di ricambio nel caso ne scassiamo qualcuno di tutti quelli che ci sono installati, ok. Qua abbiamo l'alimentatore, mettiamo da parte anche l'alimentatore, e adesso andiamo a togliere la spugnetta che protegge il tutto, e guardate ragazzi, wow, è bellissima, è veramente veramente bella. C'è sulle pellicole, sui tasti, e le clochette, vedete, sono proprio fatte come erano quelle dei giochi nelle sala giochi o nei bar, i tasti anche molto simili. Andiamo a tirarla fuori e poi la guardiamo da vicino com'è costruita. Quindi tiriamo fuori, mettiamo la scatola in terra, ok ragazzi, eccola qua. Quindi guardiamola un attimo da vicino. Il sopra è in plessiglass, vedete, anche un bel plessiglass bello grosso, sarà quasi un 5-6 mm di plessiglass, forse qualcosina in più, veramente un bel plessiglass. Poi sotto è tutta di metallo, alluminio credo che sia. Qua abbiamo due porte USB, un interruttore setting, la rotella per il volume, sì, perché comunque ragazzi, questa console ha un autoparlante incorporato, quindi se vogliamo l'audio esce anche dalla console. Poi abbiamo
diciamo la presa VGA, come vi ho fatto vedere che all'interno vi viene dato pure il cavetto. Qua abbiamo un jack, diciamo una presa per il jack audio, poi abbiamo la presa HDMI per collegarlo alla TV e qua la presa dall'alimentatore, qua l'interruttore on off. Ecco, questo è diciamo tutto quello che riguarda le connessioni e tutto quello che ha a livello di comunicazione con televisore, audio o in questo caso PC con le prese USB, o meglio per collegare controller esterni. Possiamo collegare il controller della Xbox o del PC e usare quel controller per giocare se non vogliamo usare questi comandi. Poi allentando queste tre viti si va a aprire il coperchio e possiamo andare a collegare o meglio cambiare i tasti, perché vedete che qua dietro c'è le cerniere. Anzi, adesso la proviamo a aprire subito, se recupero un cacciavite. Aspettate ragazzi che arrivo, sto recuperando un cacciavite, ok, così la guardiamo insieme anche dentro. Allora, una vite, perché comunque sono curioso anch'io di vedere com'è dentro, perché vi ripeto ragazzi, la sto anch'io adesso vedendo per la prima volta con voi. Quindi via un'altra vite. Ed è una cosa veramente ragazzi che ti fa tornare indietro nel tempo, più che le console mini, secondo me. Che sì, è vero, il bello delle console mini è avere l'estetica delle console che si avevano una volta, però tra magari i joypad rimpiccioliti, una cosa e un'altra, comunque non danno la stessa emozione di questa Game Station, che veramente ti fa tornare indietro nel tempo. Quindi vedete ragazzi che con tre viti si apre, perché dietro poi ci sono le cerniere. Qua possiamo andare a sostituire i tasti, se nel caso li andiamo a rompere, o meglio i pulsanti. Vedete, possiamo cambiargli i pulsanti. Qua abbiamo ovviamente la scheda madre, l'autoparlante, i LED. C'è anche pure una fila di LED, quindi in teoria si dovrebbe illuminare tutta la console, perché c'è una fila di LED, la vedete qua sotto. Quindi ragazzi, veramente semplice, dentro pulita, ordinata. Vedete anche tutti i cavetti belli fascettati, adesso non so se li vedete dalla telecamera, comunque tutti i cavetti belli fascettati, tutto ordinato, veramente è curata in ogni dettaglio, anche per come è stata assemblata. Quindi andiamo a richiuderla, che ci tenevo a farvela vedere e a vederla io aperta, perché comunque è nuova anche per me. Quindi adesso riavvito le viti. Comunque avete visto che in un attimo la si apre, quindi nel caso si rompe un tasto, in un attimo lo si può sostituire. Poi sono tasti che si trovano tranquillamente anche su Amazon, perché comunque questa console, o meglio questo Game Station, l'ho presa su Amazon. Poi vi lascio il link in descrizione, almeno se la volete acquistare anche voi o dargli un'occhiata potete farlo, perché secondo me, per chi ha vissuto gli anni 80-90 nelle sale giochi o nei bar per giocare ed era abituato a mettere queste 200 lire all'interno della macchinetta per giocare, o meglio della console per giocare, adesso con questa rivive tutto quello senza metterci le 200 lire, se l'acquista e ha 2020 giochi. Quindi in teoria ragazzi, diciamo che all'interno veramente di questa console dovrebbero esserci tutti i giochi che ci ricordiamo, o meglio la maggior parte, anche perché magari tanti ce ne saranno che magari io o altri non abbiamo mai visto. Quindi ci dovrebbero essere tutti quelli che mi ricordo e che vorrei rivivere. Quindi adesso ragazzi, cosa facciamo? Andiamo a provarla. Quindi ragazzi, non ci resta che collegare la nostra Game Station al televisore e provarla. Quindi andiamo a collegare il nostro cavo HDMI in dotazione, che è lungo circa 3 metri, quindi potete collegarlo alla TV del salotto e comunque vi arriverà al divano circa, o comunque non siete attaccati alla televisione. In questo caso lo attacco nel monitor del PC. Ok, andiamo ad accendere il monitor. Ragazzi, sopra c'è pure la pellicola trasparente protettiva, che adesso non ho ancora tolto, che comunque dà ancora, andando a toglierla, dà ancora un effetto più lucido alla console. Adesso la lascio su però, perché non vorrei andare a sfrisarla, quindi lasciamo sulla pellicola per adesso. A questo punto andiamo ad accendere la console con l'interruttore che c'è dietro alla console. Ecco, vedete che ha caricato la schermata principale, Pandora's 6 Box. Ok, sta caricando, che comunque all'inizio deve caricare il sistema, diciamo, operativo, chiamiamolo così. Ok, il sistema caricato. Andiamo ad alzare il volume.
anche se è già alto quello della televisione. Ok, quindi vedete che qua abbiamo tutti i giochi. Qua abbiamo l'anteprima del gioco, quindi un'altra cosa secondo me bella, nel senso di avere l'anteprima riferita al titolo del gioco. Qua ci spiega come selezionare e diciamo dare lo start al gioco. E iniziamo allora. Scendendo, vedete, scorriamo la lista intera. Tirando la levetta verso destra, facciamo andare avanti i giochi di 10 in 10. Quindi vedete che adesso sono 13, 23, 33, 43, quindi vedete che i giochi vanno fino al 2020, quindi hai voglia a tirare levetta qua. Qua abbiamo Metaslug, per chi non se lo ricorda, ma praticamente se lo ricordano tutti quelli che hanno vissuto gli anni 80 o 90, forse anche dopo Metaslug, perché è una cosa che si è trascinata anche con le console un po' più moderne, se vogliamo. Qua abbiamo Street Fighter, che anche questo, vabbè, chi non lo conosce, voglio dire, ma quello che per cui io veramente divento matto di questi giochi, adesso vediamo se lo vado a trovare, anche perché in teoria i giochi dovrebbero essere divisi per genere, però non ho capito su che base sia diviso per genere. Vabbè, niente, andiamo avanti perché stavo cercando, ragazzi, Bubble e Bobble, che secondo me è il gioco che sempre più mi ha fatto impazzire in quegli anni. Ragazzi, il wrestling, questo me lo ricordo tantissimo anche lui. Era divertentissimo giocarci. Allora, aspettate che vediamo se riesco a trovare Street Fighter. Ce n'è un'infinità, varie, tutte le tipologie di Street Fighter ci sono. Ah, tenendo tirata la levetta verso destra vanno su a tuono, eh. Quindi, nel senso, una volta che uno sa che pagina sono quello che sta cercando, veramente ci arriva in un secondo perché la levetta li fa scorrere velocissimi. Allora, vediamo se troviamo Bubble Bobble. Eccolo, ragazzi, abbiamo trovato Bubble Bobble. In questa schermata ce n'è addirittura tre: c'è Bubble Bobble X, Bubble Bobble e Bubble Tubble. Quindi andiamo a selezionare quello classico. Che questo vedete c'è già l'anteprima, quindi bisogna cliccare ok, quindi in teoria il tasto ok è questo, sì, infatti parte a caricare il gioco e sentite l'audio già del gioco, quindi già tanta roba solo questo. Quindi adesso mettiamo i crediti, quindi andiamo ad inserire le 200 lire per fare andare su i crediti. Ecco, ne mettiamo un altro, ragazzi. Tanto, no, dove mi è finito 200 lire? Ecco qua un altro 200 lire. Ne abbiamo messi tre, dai, ci accontentiamo, eh. Quindi possiamo iniziare. Start. Abbassiamo un po' l'audio che è veramente a tuono. E sentite, questa è l'audio della console direttamente, cioè già lei ha comunque un autoparlante che ci dà i suoni. Se faccio così, aspetta che trovo la rotella, sentite quanto pompa. Questa è lei, da sola, la TV ce l'ha a zero il volume. Ok, così è tutto spento. Adesso andiamo a dare il volume alla TV invece. Ok, questo è il volume della TV. È più bello quello della console, ragazzi, di questo monitor qua. Ok, vedete i due draghetti? Io sono quello verde. Ragazzi, usare. No, dove mi sono perso con i tasti? Usare. Diciamo questo tipo di console, o meglio questo tipo di controller, veramente ti riporta indietro di praticamente 30 anni in un lampo. Cioè, oltre alla praticità, alla comodità di avere tutti i giochi pronti ad essere utilizzati in un attimo, con una console portatile, cioè nel senso che si può mettere dove si vuole, si può portare in sala, con il suo cavo HDMI si collega alla televisione stando anche sul divano, che è comunque lungo 3 metri. Vabbè, adesso mi hanno accoppato. Aspettate che vado a togliere l'audio. Allora. Ok, i giochi sono riprodotti in HD, quindi anche se avete una TV in sala 4K, nessun problema, la collegate e lui li riproduce in HD, o come in questo caso in un monitor Full HD, lui comunque li riproduce in HD. Quindi, ragazzi, vi lascio il link di Amazon in descrizione nel caso la vogliate acquistare. Secondo me, per chi è un vecchio nostalgico come me, potrebbe farci un pensierino perché è veramente, veramente fatta.
fatta bene, giochi in maniera infinita a livello di numero, cioè proprio una quantità esagerata, tantissime versioni di ogni gioco, quindi veramente pratica e comoda. Ha un audio incorporato, avete visto che pompa addirittura di più di questo monitor, anche sia come qualità che come potenza, veramente tanta roba anche da quel punto di vista. Si apre, avete visto, in un attimo, si potete cambiare gli tasti nel caso si dovessero guastare. Quindi ragazzi, se vi interessa, ho aperto un canale Telegram di offerte, quindi se vi interessa dateci un'occhiata, c'è il link sotto in descrizione, o cliccate sul simbolo di Telegram in alto, nel banner in alto di YouTube. Quindi ragazzi, se questa GameStation vi è piaciuta e vi ha fatto ritornare indietro di almeno 30 anni, lasciatemi un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo ragazzi nei prossimi video. Ciao!